Ma cosa si vende nei supermercati giapponesi? In molti hanno cercato di rispondere a quest'ardua domanda e oggi vi darò la mia visione, ovvero quella di uno studente che si è appena trasferito qui a Tokyo per studiare e che in casa praticamente non ha letteralmente nulla. Dovremmo prendere quindi un po' di cibo, un po' di roba per pulire, roba per la vita quotidiana di tutti i giorni, e io questo video quasi quasi lo inizierei facendo la lavatrice, perché non ho mai fatto una lavatrice in Giappone e raga, dobbiamo scoprire anche questo insieme. Voi direte, ma slab la lavatrice, ma che me frega della lavatrice? Lo so, però guardate qua, è scritta tutto in giapponese, non c'è un tutorial, non c'è letteralmente niente, e tra l'altro il detersivo l'ho già comprato da Big Camera, che è un negozio praticamente di elettronica. Busta dei panni sporchi, tutorial di Gogonion, e proviamo a farcela. Quindi tasto on off ci stanno, mentre la funzione più comune è quella standard di lavaggio automatico, che si attiva premendo il tasto Yojun. 030, dove sta? Qua. In teoria poi devo aprire questo e metterlo qua, no? Cioè io non vedo altri inserimenti, cavacca. Vabbè, proviamo. Quindi chiudo. Ok, quindi in teoria devo solo premere start. Vai, sudato! Ok, ruota, ruotare ruota. Vabbè raga, direi che se esplode tutto abbiamo sbagliato qualcosa. Via a fare la spesa. La prima tappa di questo video raga è Nakano Broadway, ovvero un centro commerciale complesso di vari negozi. Tra l'altro lì boh, c'è una che fa tipo propaganda politica. Andiamo, comunque è pazzesco come nel giro di 2 giorni il Giappone riesce a trasformarsi. Questa via raga l'altro giorno era letteralmente completamente chiusa, vuota. Invece adesso guardate qui quante persone a fare shopping, a mangiare. Comunque il nostro primo obiettivo è Daiso, che è praticamente il nostro classico negozietto tutto a 1 euro. Allora qua siamo in un primo supermercato, se così vogliamo chiamarlo, ma in realtà non era la mia prima meta, quindi vediamo un po' cosa offrono. Non ricordo da chi avevo sentito questa battuta, ma cavolo, questa è la fiera del precotto, letteralmente c'è tutto quanto pronto per mettere in microonde e cucinare. Ah, e tra l'altro ci sono anche un sacco di funghi. Mi diceva mia zia che qui i funghi costano pochissimo perché ce ne sono un sacco. Qui abbiamo fritture di ogni tipo, anche molto invitanti vi devo dire, mentre qui c'è il fruttivendolo. Ora io non mi ricordo esattamente i costi della roba in Italia, anche perché tipo le fragole non le mangio mai, però a vedere così sembrano leggermente più costosi, o no? Tipo questo sta a 1798 yen, più tasse suppongo. Quindi un vassoietto di fragole così costa intorno ai 8 euro, 10 euro. Funghi di qualsiasi genere, cipollotto, porro, broccoli e verdure varie. E qua si ritorna nella zona dei ristoranti. Adesso raga, giretto in macelleria, fila permettendo, cioè c'è un po' di gente. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Allora, di scelta ce n'è in abbondanza. Io non so se cucinerò mai carne a casa, dato che secondo me quella si impuzzolentisce subito come casa, se uno fa fritture oppure carne in padella in generale. Però cavolo, quanta carne. Queste pareti sono dedicate alla carne proprio da cucinare, mentre dietro di me abbiamo già la carne precotta e i salumi. Ah, ecco, dei salumi sono interessato, cioè nel senso, voglio vedere cosa c'è. Cioè, questa sarà tipo porchetta. Sì, vabbè, comunque roba di maiale, poc. Ok. Adoro, viusteloni. Questa roba non ho idea di che cosa sia. O susume. Io leggo ciò che riesco a leggere. Questo sarà tipo salame piccante o mortadella. Questo anche non lo so e non lo voglio sapere. Questa invece è la parte dedicata al pollo. Questo negozio invece vedo che vende un po' di roba tipo abbigliamento eccetera a poco prezzo. Il che è interessante, dato che sono partito con calzini e mutande rotte per permettermi il viaggio. Poi raga vi parlerò un po' di tutto, anche come ho fatto a pagare eccetera. Qui anche, queste sono scodelle di riso e di sushi. Quanto costa il sushi qui? 951 yen, siamo circa sui 6-7 euro circa. Questi anche sì, più o meno hanno insomma lo stesso prezzo, ma hanno un aspetto super mega invitante. Quelli forse costano un po' di più, sui 7-8 euro, ma non mi ricordo il cambio esatto. Questo invece è unagi, ovvero anguilla. Cavolo, ha un aspetto stupendo. Ah, e ci sono anche i bento già pronti. E anche questo qua sui 951 yen come gli altri. E poi c'è sta roba che sinceramente non so, sempre unagi, quindi sempre anguilla. Questo anche è dedicato completamente al pesce. Questo invece è proprio un centro commerciale, tipo che ne so, la Coop o la Conad. Ma ci veniamo dopo, perché la nostra meta iniziale era Daiso, ma ce lo siamo persi. Secondo me stava da questa parte qua. Ok, eccolo qua, Daiso. Questo sì, è praticamente il nostro tutto a 1 euro. Qui invece è tutto a 110 yen, contando anche le tasse. Ciò che sono venuto a cercare qui, raga, è cartoleria. Cioè nel senso, devo comprarmi un notebook per la scuola e possibilmente o un temperamatite o delle matite, dato che tutte le mie hanno la mina tipo spuntata. Ma era quelle che avevo nel cassetto da tipo le superiori, quindi già tanto che le avessi a casa. Comunque entriamo e vediamo un po'. Allora, per la roba per la casa in realtà ci siamo, cioè non mi serve niente. L'altro giorno ho comprato i bicchieri di carta e ci facciamo andare bene quelli. Però tipo i sacchetti per congelare, quanto costano qua? Beh, se non c'è scritto niente sono sempre 100 yen, no? Allora questa sembra essere la sezione cartolibreria. O comunque, cioè nel senso, ci stiamo arrivando. Vedo un po' di scotch, vedo un po' di roba. Il classico quadernino che si vede anche in Boku no Hero Academia. Questo lo prendiamo. Stavo cercando anche tipo uno spray per pulire le superfici, però qua vedo che sono tutti suddivisi per categoria. Vetro, metallo,
Qui sopra ci sta la detergente per i bidet. Non c'è un qualcosa di, insomma, unico? Guardate qua anche tutte le bacchette, che carine. No, queste di Gudetama. Queste sono stupende. Queste quasi quasi me le prendo, tanto sono 100 yen. Ok, spesa da Daiso fatta. Adesso invece ci spostiamo verso il 7-Eleven e il supermercato. Anzi, andiamo prima a vedere il supermercato. Poi dopo vi voglio assolutamente far vedere il quadernino campus che ho preso e anche il resto, insomma. Cioè, non che sia poi chissà gran cosa il resto che ho preso, però è carino da vedere. No, il quaderno campus ve lo devo assolutamente far vedere perché è quello di Deco, è quello di My Hero Academia. Ok, ed eccoci al supermercato. Vabbè, più o meno c'è tutta roba che troviamo anche in Italia. È interessante confrontare un po' i prezzi, perché qua effettivamente, per quanto riguarda la frutta e la verdura, forse un po' più altini lo sono. L'avocado no, l'avocado costa più da noi. Ecco, invece la frutta costa molto di più. Ora, non so se è tutta roba pregiata, però tipo quelle due mele costano 646 yen, che sono tipo sui 3 euro, perché prima ho mangiato la pizza, è venuta 770 yen e sono 5 euro, quindi più o meno siamo lì. Però queste magari sfuse, ecco, vedete, costano anche qui leggermente meno, 214 yen, siamo circa sull'euro a mela. Spostandoci di qua invece abbiamo tutto il reparto frigorifero, con pasta quale udon, ma anche pasta già pronta. Qua c'è quella di Doraemon, e non manca la pizza. Questa, ragazzi, tra questa e quella surgelata la dobbiamo assaggiare nella nostra serie delle pizze. Ecco, cioè, raga, guardate un attimo la differenza, tipo i funghi. Questa confezione costa 106 yen con le tasse, cioè veramente nemmeno un euro. Mentre noi una confezione in Italia, cioè, oh dai, di quegli champignon, io non me la ricordo di averla mai trovata al banco fresco a meno di 3 euro, 3 euro, 4 euro anche. Oh, qui invece abbiamo il reparto pesce. Vabbè, raga, è inutile dirvi che anche qua, cioè, il pesce costa molto di meno rispetto a che da noi, almeno rispetto alle zone in cui abito io, ovvero la zona di Bologna. Queste sono ostriche? Non mi sembrano mica vongole, sono troppo grandi per essere delle vongole. O forse quelle sono ostriche. Anche qua sembra roba precotta a base di verdure. Quelle tipo sembra un mix carota, cipolla e insalata, a giudicare almeno dalle immagini. Qui ancora bacon pizza, 4 formaggi, pizza margherita. No, 5 formaggi, cavolo, esistono più di 5 formaggi? Grana, gorgonzola, scamorza o insomma provola, bufala. Io ne so nominare solo 4. Però fa forse, sapete che qua forse va molto il taleggio. Ramen istantanei. E qui tipo abbiamo alghe di tutti i tipi, spinaci, wasabi. Oh, e questo è tutto il reparto della carne. Wow, raga, guardate questa carne qua, sembra squisita, dannazione. C'ho fame. Questi, raga, sono una droga. I Kinoko no Yama e gli altri che non li so ancora leggere. I Takenoko no qualcosa. Questi, raga, sono la, cioè, la goduria. Queste sono la goduria. Mi ricordo che la prima volta che li assaggiai me li portò mia zia proprio dal Giappone. Quindi, cioè, fanno parte della mia infanzia. Quando penso a snack giapponese, per me è quella roba lì. Carne macinata per una bella lasagna. Cotolette già impanate. Purpetta di ogni tipo. E qua di nuovo la fiera del cibo già pronto, che vi devo dire in realtà ha veramente un bel aspetto. Cioè, rispetto alla roba che si trova da noi, nella roba, nei, insomma, nei cose già pronti, tipo alla Coppa, alla Conad, non lo so, qui sembra tutto molto più gustoso. Cioè, alcune roba proprio no. Questa roba qua, queste insalate qua, cioè, terribili, vi prego, no. Anche la pasta non è un granché a vedersi. Però sulle cose giapponesi, cioè, guardate qua questi pranzi già pronti, questi bento, non costano nemmeno tantissimo. Qui abbiamo tutta la roba relativa alla frittura, anche se sinceramente non penso che la prenderò mai. Se voglio mangiare fritto, lo prendo al momento. Ah, qui va tantissimo il pollo già cotto, quindi quello che vedete è il pollo per l'insalata, per la Caesar salad. E poi cosa abbiamo? Oishku, qualcosa. E questo sarebbe il roast beef per loro. E qui c'è il reparto dei latticini. Natural cheese, roba che viene dall'Hokkaido. Di italiano non c'è proprio niente. Oh, queste sono le sottilette? No, quello è il brie. Ce li hanno le sottilette? Di italiano cosa c'è? C'è il Chianti. È italiano, vero? Io non bevo in realtà vino, quindi me lo direte voi se c'è qualcosa che riconoscete che abbiamo anche in Italia o che è italiano. Dolci. No, ma no, raga. Cioè, questa è la goduria. Guardate qua che bellezza che è. No, ma qui i dolci, guarda questo rotolino invece, com'è che si chiama? Si chiama un rotolo, sì, eh. In tutto ciò io non ho ancora trovato ciò che mi serve, ovvero la parte dei detersivi, perché sì, sto ancora cercando i detersivi per lavare le superfici. Qui hanno poi anche tantissimi gusti di Kit Kat. Ah, anche questo qua è koala, koala no marci. Sì, si legge una cosa simile, in realtà vuol dire tipo la marcia dei koala, perché ci sono tutti i koala che cantano e ballano. E vabbè, raga, direi che è stata una bella parentesi questa, molto interessante, sicuramente tornerò, ma non ci stanno i saponi che servono a me, quindi dobbiamo andare nel prossimo negozio. Prima di tornare verso casa e andare al 7-Eleven o al Family Mart per comprare cena, anche perché poi voglio andare a studiare un po', sinceramente, mi volevo fermare da Haruya, che è praticamente una libreria nella quale spero di trovare il nuovo numero di Weekly Shonen Jump con My Hero Academia e tutti gli altri protagonisti vestiti da drago per festeggiare, per l'appunto, l'anno del Dragone di Legno.
segno che è il 2024. All'ingresso sembra che abbiano tutte le nuove uscite. Oh, qua c'è il nuovo volume di Dragon Ball Super. Non l'avevano neanche da Animate l'altro giorno. Con Broly e la fine. No, in realtà nemmeno la fine. Quasi la fine dell'arco dei supereroi, ovvero dell'adattamento di Super Hero. Non ce la facciamo più. Mia moglie. Oh, eccoli qui. I Weekly Shonen Jump. Ragazzi, questo viene a casa con noi. Raga, io qua devo censurare letteralmente tutto, però vi rendete conto di una cosa? Cioè, io non ne capisco il senso, non ne capisco proprio il senso. Ok raga, siamo usciti da Nakano Broadway e adesso mi dirigo piano piano verso casa. Allora, io oggettivamente le uniche cose che mi mancano da prendere adesso sono colazione e cena. Allora, per la cena, vi dico la verità, ho visto che a Nakano Broadway ci sta una collaborazione tra McDonald's e Godzilla. Quindi, non so se stasera tornare lì o meno, quindi faccio una cosa. Mi prendo la colazione per domani mattina, più qualche cosina, che spuntino da tenere giusto in casa, e poi vediamo il da farsi. Tra l'altro, una domanda che verrebbe da farsi, e che infatti mi è venuta letteralmente in questo momento, è: ma conviene comprare il cibo già pronto al combini? Conviene mangiare fuori? Conviene cucinare a casa? Cioè, com'è che uno qua fa a risparmiare o a pagare di meno il cibo? È una domanda alla quale io al momento non ho risposta, perché sto qua da nemmeno una settimana. Però cavolo, vorrei cercare di capire, cioè più che altro anche solo a livello di cucinare a casa. Però, cioè alla fine, ma io, ma che cacchio cucino? Mica posso fare i noodles con pomodoro e il tonno? Dato che passavo vicino casa mi sono fermato a posare la roba che ho preso e ve la faccio vedere. Allora raga, questo è il campus di My Hero Academia praticamente. E la penna che vi dicevo che contiene anche una mina, perché non ho trovato il temperino. Poi, bacchette di Gudetama, fazzoletti perché raga c'è un raffreddore incredibile, e queste salviette che servono al posto del bidet. A questo punto mi sa che studierò un po' giapponese, poi arriverà anche il video sul primo giorno di scuola, sui primi compiti, eccetera eccetera, e poi niente, usciamo. Tra l'altro ho steso anche la lavatrice. One eternity later. Ben ritrovati raga, io ho appena cenato da McDonald's, che c'è una collaborazione con Godzilla, ero troppo curioso di provarla, e adesso facciamo l'ultima spesa, ovvero al 7-Eleven. Devo cercare una colazione per domani mattina e posso possibilmente anche una cena, perché domani poi ho una cosa speciale che vedrete su Instagram. Allora, tra l'altro, come vedete anche qui hanno Weekly Shonen Jump e tutta una serie di riviste con le modelle Gravior. E io infatti l'altro giorno ho preso un magazine con Enako. Comunque al 7-Eleven si trova sempre un po' di tutto, io sto cercando un po' di dolci. Allora, questa era veramente buona, Apple Danish, praticamente è sfoglia con mele. Però come vedete c'è anche roba salata, tipo roba di pizza e chicken cutlet. Panino, roba strana. Questo invece, raga, è il natto. Sono praticamente fagioli di soia fermentati. Ed è forse la cosa più brutta che io abbia mai assaggiato in vita mia. Ho preso anche questa insalatina di polpo e broccoli ed edamame, che l'altra sera mi era piaciuta assai. Qui abbiamo un po' di roba italiana, come la bolognese, oddio, l'arrabbiata. Qui c'è anche tutta una sezione di onigiri, e adesso qualcuno lo prendo, mi sa. Qui c'è anche una pasta con pancette e wurstel, dell'altra pasta al granchio e peperoncino verde, ketchup, pasta col ketchup. Ok, e anche la nostra ultima spesa, ragazzi, della giornata al 7-Eleven è stata fatta, che poi anche qui, ma io starò risparmiando comprando la roba al 7-Eleven, cioè io non lo so. Bene raga, sono a casa, adesso metto la spesa a posto e vado, mi sa, a dormire, dato che domani inizia una nuova grande avventura in quel di Tokyo. Che non so esattamente dove ci porterà, ma in un qualche modo lo farà. Grazie quindi per avermi seguito, io vi mando un bacione e un abbraccione e noi ci vediamo, come sempre, alla prossima. Spero quantomeno che questo video sia stato interessante, una sorta di passeggiata tra me e voi.